La Romulia è campione d'Italia, juniores dilettanti, la società Marantoro conquista il tricolore al termine di una finale da mille emozioni al Bozzi di Firenze, 3-2 il punteggio sulla Varesina, passata due volte in vantaggio e per due volte rimontata dai gol di Potenza prima e Pellegrino poi, di Menniti, la rete che vale l'apoteosi. Pronti via e Varesina subito in vantaggio, dal corner corto il colpo di testa e di De Angelis, Arsen è battuto e 1-0 per i Lombardi. La Romulia non si scompone e reagisce, palla gol per Falanga che prova il sinistro ma debolmente, facile preda del portiere della Varesina. Poi dalla rimessa laterale fraseggio degli Amaranto Oro che giocano un buon calcio per tutta la prima frazione di gioco, Belardo va al tiro ma è alto sopra la traversa. Gli Amarantoro fanno la gara e da corner sfiorano il pari in due occasioni. Sulla seconda il sinistro di Pellegrino è fuori di un soffio. Sinistro che vola alle spalle dell'estremo difensore e che fa la barba al palo. Alla mezz'ora lancio in verticale e assist per Belardo che da buona posizione spara alto sopra la traversa. Il numero 8 Amarantoro con il sinistro non trova il bersaglio. Palla alta. Poco più tardi da un'indecisione della portiere dei Lombardi batti e ribatti in area di rigore ma nulla di fatto e punteggio che resta sullo 0-1 per la Varesina. Pari che arriva però al 40esimo, cross dalla destra dell'area di rigore è perfetto per Potenza, colpo di testa morbido ma angolato, 1-1 che manda le squadre a riposo, pari della Romulia. Ad inizio ripresa l'occasionissima è per Menniti, lanciato da Pellegrino, il numero 7 Amarantoro, manda alto sopra la traversa, mentre dall'altro lato Varesina che torna in vantaggio all'ottavo del secondo tempo, azione insistita di Lombardi, pala all'interno dell'area di rigore, Deodato si gira e fulmina Arsen, 1-2, Varesina di nuovo in vantaggio. La reazione della Romulia è veemente e porta al quarto d'ora al gol del 2-2. Palla sulla destra per Pellegrino che rientra e va di nuovo come al primo tempo con il sinistro. Deviazione decisiva e gol 2-2, pari ancora della Romulia. La finale allora diventa incandescente, prova Falanga su punizione, palla alta sopra la traversa, mentre dall'altro lato Varesina che sfiora il 2-3 di testa, palla fuori di un soffio. La finale si risolve al 49esimo e 40 secondi, lunga azione in verticale, Pellegrino lancia Silvestro che sulla corsa entra in area, assist per Menniti che non sbaglia, 3-2 ed è il gol scudetto. Altri due sono i minuti di recupero, poi esplode il delirio Amarantoro, sesto scudetto per la Romulia in generale, secondo in categoria e primo nella nuova denominazione del campionato juniores, è l'apoteosi degli Amarantoro.